Umani, do il benvenuto qua sul palco con me a Widad Akreyi. Finalmente! Genetista clinico e di ricerca per le malattie ereditarie, nasce da una famiglia laica nella regione del Kurdistan, in Iraq. Il suo impegno per la difesa dei diritti umani inizia nei banchi di scuola, dove assieme ai suoi compagni crea un gruppo di lavoro segreto, con l'obiettivo di raccogliere prove schiaccianti sulla tortura e altre violazioni dei diritti umani in Iraq, mettendo così a repentaglio la sua vita e quella dei suoi familiari. Importante il suo impegno per difendere la parità di genere e l'emancipazione femminile nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Dopo la prima guerra del Golfo, quando il regime iracheno riconquistò il controllo della regione del Kurdistan attraverso un'offensiva nella primavera del 91, fu costretta a lasciare il suo paese. È la cofondatrice di Defend International, una ONG la cui missione è monitorare le misure preventive messe in atto per porre fine alle impunità per gli autori di crimini di guerra, promuovere la pace e la democrazia attraverso relazioni di diplomazia. Pacifica attivista per la pace, nel 2014 ha ricevuto l'International Pfeffer Peace Award, che ha dedicato agli abitanti di Kobane e Sinjar e ai cristiani perseguitati in Medio Oriente. Da dove? È veramente difficile con te sicuramente trovare un inizio, perché hai fatto davvero tante cose, ti batti per tantissime persone. Vorrei iniziare dall'Iraq, l'abbiamo raccontato in questi anni, anche negli ultimi mesi, con il califfato islamico, un califfato islamico che si è ritirato, ma è ancora una terra senza pace. Unfortunately, there isn't peace in Iraq, né in Iraq né in Siria. Abbiamo tantissimi conflitti in quella regione, c'è un conflitto anche in Myanmar. Se vorrei che tutto cambiasse in quei paesi nel futuro, in modo da poter avere un nuovo futuro per tutta la regione. Ma tutti i civili, tutti i diversi gruppi etnici hanno sofferto per secoli in Iraq, che a questo punto veramente si meritano un futuro migliore. Quindi io spero veramente che nei prossimi 10 anni un vero cambiamento avvenga per la vita di tutti gli iracheni. Hai parlato anche di Siria, hai parlato anche di Yemen. La Siria vive una guerra da quasi 8 anni, lo Yemen da più di 3 anni. L'ultima fotografia ha scioccato tutti quanti, quella di Amal, una bambina di 8 anni che è morta di stenti, morta di fame. E quello scatto ha fatto il giro del mondo. Ci indigniamo quando vediamo quegli scatti, poi ci dimentichiamo però di quelle popolazioni. Purtroppo anch'io sono stata veramente scioccata da quella immagine per motivi personali. Nel 1974 c'è stata una guerra contro i curdi in Iraq e io ho sofferto di sottonutrizione, stavo per morire di fame. Avrei potuto essere quella ragazzina, io stessa, quella ragazzina da cui foto sta facendo il giro del mondo. È diventata virale su Twitter e su Facebook. La comunità internazionale ha una responsabilità per salvare quelle bambine. In tutto il mondo ci sono guerre che hanno avuto inizio tanto tempo fa, ma i civili, le donne, i bambini sono le principali vittime di quelle guerre. È sempre così. Noi lo raccontiamo, ma gli uomini fanno le guerre e le donne pagano le conseguenze di quelle guerre, purtroppo. That's totally true. Questo è assolutamente vero, perché sulla base della mia esperienza posso dire che ci sono stati così tanti conflitti in Iraq, se potessi prendere quell'esempio, così tante guerre contro i curdi e altre minoranze,
nei diversi paesi della regione armena. E sempre ci sono stati uomini che hanno deciso di farsi la guerra, di combattersi, in genere sono dei regimi totalitari e cercano di cambiare il destino di tutti coloro che vivono in mano. Ancora una volta la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. E non si può promettere alla prossima generazione un migliore futuro se non garantiamo loro la sicurezza nel loro proprio paese, nelle loro case. Ricordiamocelo sempre quello che accade in queste parti del mondo. Grazie davvero a Widad Akreyi. Grazie. Chiamo sul palco per la premiazione. Per la consegna del premio Marco Sanarelli, invece, per la consegna del diploma, una nostra conoscenza dell'anno scorso, Lidia Vivoli. Grazie Lidia, grazie.